Buongiorno a tutti, oggi in data 21 marzo 2023 in Piazza Fortunio, a Lodi, in concomitanza con Milano, si è svolta la giornata di libera per la commemorazione delle vittime innocenti di Nofio. Noi di Radio Vivo siamo stati presenti e abbiamo intervistato molte persone, anche abbastanza importanti, come la signora Donatella, madre di una delle vittime innocenti della mafia. Ora vi lasciamo alcune di queste interviste. Grazie e alla prossima. Buongiorno a tutti, siamo col Vescovo di Locri, Monsignor Francesco Oliva, e vorrei chiederle qual è l'importanza per questa giornata di libera per la commemorazione delle vittime della mafia. Credo che questa sia una giornata di impegno che interessa tutta la comunità, non solo Locri chiaramente, ma tutta la nazione. È la giornata della memoria e dell'impegno. Io riassumo il senso di questa giornata proprio in queste due parole: memoria. Memoria, non possiamo ricordare il passato, anche noi qui nella Locri non possiamo dimenticare il passato che ha seminato strage, ferite nella nostra terra. Ricordare questo passato non per guardare indietro, ma per guardare avanti, per dire che quello che è accaduto allora non deve più accadere, e da parte nostra c'è tutto l'impegno perché non accada. Allora una memoria che diventa ricca di nuovi fermenti, ricca d'un nuovo impegno, ecco, è l'impegno che noi vogliamo attestare in questa manifestazione, in questa giornata, è proprio l'impegno per una società nuova, per una società dove non ci sia più un'organizzazione criminale che determina le nostre sorti e che crea sottosviluppo nel nostro territorio. Un impegno allora per una comunità in cui all'io si contrappone un noi consapevole, libero e impegnato per una società più solidale, per una società più accogliente. Qual è il ruolo che deve avere la Chiesa nella lotta contro le mafie? Di vicinanza, di conforto per chi magari subisce qualche ingiustizia? Ma la Chiesa non guarda la mafia semplicemente come un'organizzazione che possa far male a sé, ma guarda alle mafie come a delle organizzazioni criminali che fanno male alla società in genere. Chi ama la società, chi ama la comunità non può non essere impegnato nella lotta contro le mafie. Quindi la Chiesa siamo noi, la Chiesa è il volto di una comunità che vuole essere accogliente e solidale, e quindi è il volto di una comunità impegnata nella lotta contro ogni forma di criminalità, mafia, tutta massoneria deviata, tutte le altre forme delinquenziali organizzate che possono esserci. Quale consiglio ci si sente di dare ai nostri giovani o ai nostri ascoltatori? Abbiate gli occhi aperti. Guardate la realtà che ci sta attorno, leggete questa realtà con occhio critico, cercando di cogliere le bellezze, le positività della nostra terra, ma anche cercando di cogliere anche le ferite, le cose negative che ci sono, e a non adeguarvi un po' a così come fanno tutti, ma essere anche ribelli di fronte a certe situazioni che non rendono la nostra società bella come noi la desideriamo, come noi la sogniamo, come voi la sognate. Allora, siamo con il signor Rigitano e la signora Bagalà, responsabili del coordinamento dell'Associazione Libera e anche presidentessa della Caritas di Locri. Direi innanzitutto di parlare della giornata di oggi. Qual è il messaggio che Libera vuole lasciare oggi alla cittadinanza? Iniziamo da Carmen. È un messaggio di accompagnamento a una comunità, a un territorio. La giornata del 21 marzo oggi è la 28esima giornata e si tiene a livello nazionale a Milano, dove ci sono la maggior parte dei nostri familiari. Ci piaceva comunque, come coordinamento di Libera Locride e come diocesi tutta, accompagnare i familiari che sono rimasti qui per dare anche una presenza sul territorio. Per cui il primo giorno di primavera per noi è un giorno di rinascita e stiamo accanto ai familiari in questo. Sì, è così, è un'impronta che vogliamo lasciare sul territorio per le cose che stiamo facendo, perché la lotta alle mafie non si chiude solo in questo momento, in questa giornata, ma anche la quotidianità, cioè tutto quello che c'è dietro, il lavoro sui beni confiscati, il lavoro che fa la magistratura, le forze dell'ordine, un esserci e un esserci tutti insieme. Ecco, questo è il senso del 21 marzo che ci trova oggi, oltre alla memoria logicamente. Sì, è sicuramente una data simbolica, però ad indicare un impegno costante, deve essere giornaliero non solo vostro ma da parte di tutti, sicuramente. E invece la Caritas in questa giornata cosa può dare? Come aiuta la comunità?
L'idea che ha avuto il nostro vescovo, infatti questo momento qui è realizzato grazie al presidente del tribunale, il dottor Accurso, e al nostro vescovo Monsignor Oliva. Perché? Perché l'idea è che essere presenti, accompagnare i familiari in questo territorio e anche liberare questo territorio dalle povertà, che non è solo la povertà economica, ma la povertà educativa e la povertà culturale. Come coordinamento di Libera Locride, diocesi e tribunale, abbiamo scelto questa piazza per questo motivo qui, per dare anche un segno. Le sedie che sono dietro di noi sono divise con autorità e familiari insieme. Perché? Perché l'idea è proprio che le autorità, le forze dell'ordine e la società civile accompagni i familiari delle vittime per fare memoria, ma anche per impegnarsi concretamente su questo territorio. Ecco perché siamo qui. Ecco, appunto, vi direi di lasciare anche un messaggio a tutti. Come possiamo impegnarci tutti noi per rendere Locride un posto migliore? Intanto facendo ognuno di noi la propria parte. Penso al mondo della scuola e a chi studia che deve studiare e non riscaldare il banco, perché l'azione culturale è la base del cambiamento. Quindi più si studia, meno mafia, meno imbecilli sul territorio, più cultura, quindi generiamo cose diverse. Quindi poi a crescere, nel senso che abbiamo delle responsabilità come cittadini, come amministratori, come forze dell'ordine, come chi guida, nel rispettare il senso civico delle nostre comunità, il bello e l'ambiente. Ecco, ognuno di noi ha le sue responsabilità e quelle responsabilità, se condivise e fatte proprie, quindi significa che ognuno assume si assume il proprio dovere di farle, significa che quella è un'azione di cambiamento. Certo che si può cambiare, abbiamo il dovere di cambiare e non rimanere per quello che siamo, additati sempre come gli ultimi o i peggiori, perché questa è una terra ricca di intelligenza, ma un'intelligenza fine, lo dimostra il potere delle mafie, purtroppo è volto verso il male, immaginarlo verso il bene, ma noi che siamo la maggioranza rispetto a questa piccola minoranza, dobbiamo quotidianamente imboccarci le maniche e avere il coraggio di dire no, io a queste cose non ci sto, è semplice. Grazie mille per averci concesso il vostro tempo. Grazie a voi. Buongiorno a tutti, siamo qui oggi con il presidente del Tribunale di Locri in onore di una manifestazione dell'associazione di Libera, un'associazione contro appunto la mafia. Insomma, siamo allietati della presenza del presidente del Tribunale in onore di tale manifestazione. Presidente, cosa vuole dire in onore di questa manifestazione? La cosa che voglio dire è che la cosa che mi interessa di più è che spero che oggi ci siano tantissimi giovani a partecipare e a poter leggere anche i nomi delle vittime della criminalità organizzata, perché queste manifestazioni, se hanno un senso, devono averlo nella misura in cui possono trasmettere a quelli che sono il futuro di questa terra i valori fondamentali, che sono appunto quelli della legalità, dello stare insieme in una civiltà più giusta e matura. Quindi io mi aspetto di mettermi da parte, di dare la voce a tutti i ragazzi che sentano dentro di sé il senso di lavorare e vivere in questa terra, perché questa terra è vostra e ve la dovete riprendere con urla, cioè dovete proprio urlare la voglia di legalità. E questo è un momento importante per voi. Io vi do soltanto la possibilità di far sentire la nostra vicinanza e farvi sapere che io e i miei giovani colleghi siamo tutti al vostro fianco per recuperare il valore della legalità su questa terra, che spesso viene dipinta come un luogo di cui avere paura, difficile da vivere e da abitare. E la dimostrazione che dobbiamo dare è che non è vero, che Locri non deve essere la capitale dell''ndrangheta, ma la capitale della legalità, e non c'è nessuna cosa che possa consentirci di realizzare questo se non il vostro contributo. Esatto, Presidente. D'altronde, proprio come dice lei, la nostra terra spesso viene messa in cattiva luce. Cattivissima luce, spesso anche per pregiudizi innati. Quindi proprio per questo motivo uno degli obiettivi di questa manifestazione è quello di promuovere il senso di legalità, il senso di essere civili in una società in cui ce n'è veramente bisogno. Quindi
Grazie mille Presidente. Grazie a voi, per essere qui, per testimoniare, per impegnarvi e perché siete voi quelli a cui noi dobbiamo cedere il testimone e vogliamo sentire la vostra presenza, perché altrimenti non è importante stare in questo luogo per punire le persone che hanno sbagliato. Non ha senso punire, bisogna in qualche modo cambiare registro per evitare appunto che questi tribunali siano sempre più vuoti e che invece la cittadina sia piena di gente libera che vuole riconquistarsi il territorio e che vuole vivere con serenità, perché anche Locri deve rinascere. E naturalmente alla base di questo c'è sempre il non essere indifferenti, assolutamente, perché comunque bisogna dare un contributo a ogni circostanza che ci si pone davanti e non rimanere fermi, e quindi insomma questo è uno degli obiettivi che ci dobbiamo porre da questo momento in poi. Perfetto, siamo accanto a voi e insieme sicuramente raggiungeremo qualche risultato. Io detesto essere intervistato, detesto rilasciare immagini, mi piace operare con i fatti e non con le parole. Quindi ho difficoltà ogni volta a farmi intervistare, ma ci credo molto in quello che dico e penso che operando insieme potremo dare certamente un contributo di rinascita a questa terra, e tanti segnali io li vedo dappertutto, e la vostra presenza, ripeto, è la manifestazione plastica che qualche cosa sta cambiando, come avvenne quando uccisero Falcone e Borsellino, che ci fu una rinascita, una rivoluzione all'interno della Sicilia che è molto più avanti rispetto a noi. Ecco, anche noi dobbiamo raccogliere quel testimone, quel tipo di messaggio, farlo nostro e moltiplicare la voce della gente onesta, che ce n'è tanta sul Locri, e farla uscire fuori per realizzare quello che è importante, cioè una vita serena per tutti quanti. Va bene Presidente, grazie mille. Grazie a voi ragazzi, grazie. Buongiorno, siamo qui con la signora Donatella, madre di una delle vittime innocenti di mafia, Gianluca Congiusta. Signora, cosa si prova ad essere ancora qui dopo anni anche di sofferenza a ricordare comunque vostro figlio, ma anche altri ragazzi che non sono riusciti a vincere questa battaglia contro l'Ndrangheta? Allora, intanto io sono stata sempre una persona che ho la speranza nel cuore, perché mio figlio aveva la speranza nel cuore. E mi rifaccio a lui nel momento in cui aveva il dottor, un primario del Sant'Orso, ha detto: mi spiace Gianluca, tu hai 15 anni di vita. E Gianluca, con un sorriso che ha illuminato tutto il reparto di oncologia, ha detto: professore, io mi incammino verso la morte, non verso la vita. E prendendomi la mia mano, con la barella che era stato già operato, ce ne siamo andati e piano piano, dopo 3 anni, abbiamo vinto quella battaglia, sempre con la speranza nel cuore. Ce l'abbiamo fatta. Poi Gianluca aveva 14 anni, si è messo a lavorare, lavorava, aveva 3 negozi team, era un dealer. Avevamo Locri Siderno Gioiosa e iniziavano a non vederlo bene, perché andava avanti, correva come se fosse sempre il primo giorno, l'ultimo giorno della sua vita, e questo ci faceva pensare. Arrivato a un certo punto l'hanno chiamato da parte, anzi poi ho saputo che l'hanno pure picchiato, ma lui non ha mai detto niente. Mi diceva di non salire in macchina perché aveva sentore forse di qualcosa, e mi diceva: mamma, vattene con la tua macchina, ma andiamo a casa assieme. No, no, mamma, vattene la tua macchina. Avevano messo una benzina, una tanica di benzina nella sua macchina. E abbiamo saputo tutto dopo, abbiamo saputo che l'hanno picchiato, abbiamo saputo che lui ha detto fortemente: io non mi piego.
Gianluca, avevano chiesto il pizza a Gianluca e Gianluca non si è piegato, assolutamente. E per questa l'hanno ucciso, hanno premuto come andava a casa dopo una giornata di lavoro, un solo colpo hanno sparato. Ma se si fosse girato Gianluca e avesse visto negli occhi l'assassino, sicuramente non avrebbe premuto il grilletto, non perché sono una mamma, ma Gianluca si era voluto bene da tutti, voleva bene a tutti, aiutava tutti, e non con i soldi per finire la questione, ma ascoltandoli, dando loro la possibilità di racimolare qualche soldino, magari faceva pitturare un cancello 10 volte. Però me l'hanno ucciso, come dicevo prima, non ce l'ho, ma sono orgogliosa. Cosa avrei avuto? Non avrei mai voluto un figlio che si piegasse alla mafia, no, che si fosse piegato alla mafia, no. Così io, mentre alzo gli occhi al cielo, lo ricordo sempre perché lui mi vesto del suo sorriso. Che consiglio si sentirebbe da dare ai giovani d'oggi che magari hanno paura proprio che accada una cosa simile? Di scendere, perché quando abbiamo scendere, non stare dietro le finestre o dietro i balconi, così mettendo da parte la tenda, di scenderci, perché noi abbiamo lottato ed era in questa piazza, eravamo soli, io, mio marito e Rai 1, basta, non c'era nessuno, erano tutti dietro le cose, di scendere, darci la mano e camminare con noi. Perché se siamo tanti tanti, naturalmente la vinciamo. Non vogliamo vendetta, vogliamo fare capire a queste persone che non è giusto che premano il grilletto. Grazie mille, signora. Niente.